qui con noi Massimo Ranieri ed è in compagnia del nostro Maurizio Catalani. Vediamo. Sei stato felice di aver partecipato al Festival di Sanremo, anche perché io il festival è... Io mi diverto sempre. È la casa degli italiani. La casa degli italiani. Dicono che c'è la Scavolini, ma c'è anche Sanremo. C'è pure Sanremo, ecco, sì. Se la Scavolini fa le cucine, il Questa festival è la casa più amata. La casa più amata degli italiani. Sta tutto molto bello, Pippo Baudo, tutte... Un giorno ti ho incontrato al Festival di Sanremo e mi hai detto, se lo sapevo... ci andavo e infatti esatto. Ci sei andato. Ci sono andato. Però d'altre cose hai preparato anche un 33. La cosa divertente di questo 33 è che la canzone che hai fatto a Sanremo non c'entra nulla col 33 musicalmente. Tu come lo sai? Io sono sempre sì, in effetti non c'entra come i cavoli a merenda, perché il disco è completamente carta, sì, è completamente diverso da Ti Penso. Ti Penso, diciamo che potrebbe farebbe parte già di un Ranieri, no? Non dico vecchio, ma insomma uno tenta anche di cantare certe cose che ha sempre sognato di cantare, certe canzoni, dici, ma un giorno forse canterò anch'io questa roba qua. Poi uno rischia e ti va anche bene forse. Anche speriamo che il disco vada bene, insomma. Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. Come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due cominciassimo a volare. E tu, l'ultima volta che sei apparso a Sanremo è stato un po' anche il ritorno del figlio il prodigo, perché sì. Torna Ranieri, abbiamo salvato il Sanremo. No, adesso poi, non esagero. Beh, all'epoca sì, come mi ricordo benissimo, era poi il Sanremo di Biscardi. Erano solo del... tre parole per sì, chiudere, esatto. Grazie, ne disse una, è una cosa storica che hai scordato. Quindi, ti ricordi il processo? Sì, c'era il processo, Sanremo, io mi figuro, tragica, c'era il processo. Siete partiti in 20, siete rimasti uno, due. Credo. Siamo rimasti in due, sì, essere siamo processati. Rimasti in tre. Sì. E chi c'era? Biscardi. No, c'era anche Califano. Anche Califano, rimase anche Califano. E quindi era rimasto, lo dico perché è un amico, quindi. Certo, anzi lo salutiamo. Senti, parliamo di questo 33 giri, invece, sì. Che è importante. Questo 33 giri, devo dire che è nato all'ultimo momento, perché io avevo solo Ti Penso e un altro paio di canzoni. Poi ho trovato questo, ho scoperto, non io chiaramente, l'ho trovato proprio così per puro caso, questo giovane cantautore che si chiama Maurizio Della Rosa. Ah, no. Che tra le altre cose è il fratello di Gianni, Gianni Nazzaro, ha scritto una canzone 2-3 anni fa molto carina. Ma scrive delle canzoni molto molto carine, è il mio 33, è composto da, su 9 pezzi, 4 sono suoi. Quante canzoni ha realizzato per te? 4. 4 su 8 su 9. 9 8 diciamo con più 9, Ti Penso. Con anche questo. E mi sembrano molto 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 carine, completamente diverse dal mio stile, ecco, solito. Perché spiegamelo un attimo, che è difficile poi capire lo stile di Massimo Ranieri è... Ma perché sai, io così tendenzialmente tendo a non fossilizzarmi, nel senso faccio un mestiere, quello che è il teatro, dove passo da Viviani a Shakespeare con la stessa difficoltà e con la stessa, se vuoi, facilità. È il mio lavoro, per cui mi si richiede ciò. E devo dire che guardando nei miei cassetti ho trovato questi ricordi belli di vecchi cantanti miei, non tuoi, che sei più giovane di me. Grazie. E il rock, sai, quelle cose che dici, cioè, rock, ma di... un giorno chissà che se... tipo di rock, cioè, un rock anni... lento, moderato, ma anni 60, anni 60, certo. A me non è, certo. E devo dire che ho rispolverato un po' vecchi miei desideri, vecchi miei sogni. E grazie alla UEA, devo dire, li ho trovati. Diciamo concordi, che la UEA è una casa discografica. È la mia casa discografica. Grazie a loro, concordi anche loro nel realizzare questo disco, che a me mi sembra un po' folle, ma anche bello. Perché è un po' folle? Folle perché non mi rappresenta come Ranieri classico, cioè di Ti Penso. Gli altri pezzi sono un Ranieri completamente diverso, diciamo già un po' più avanti a quello che è Ti Penso. Lasciato in fondo a me, magari rubo dei momenti alla mia vita, magari non è neanche giusto sia così.
parlando oggi o ieri, se non ricordo, non è importante. Non è importante. E parlando con Riccardo Fogli mi raccontava, visto che lui fa cinema e teatro, sì, dicendo che tu in un senso di aneddoto, sì, gli raccontavi le prime volte che facevi teatro, ti dicevano no, faccio Rose Rosse, non so, tanto per dire. Sì, ci siamo incontrati sul sì, ma questa cosa me la sono sentita dire parecchie volte. Bisogna stringere i denti, perché giustamente, sai, un personaggio che fino a ieri ha cantato Rose Rosse e si mette a recitare Strehler, Bob Brecht, insomma, lascia un po' interdetti tutti. E questi ragazzini un po' contestatori, così, no? Teatro la mattina, le pomeridiane per i giovani, che era il pubblico un po' più difficile e quello da conquistare. E ogni tanto sentiva il silenzio totale. Ci canti Rose Rosse? Oh, e te? Era terribile. Io andavo avanti. Attaccavi granata. E poi attaccavo granata, poi attaccavo binario. Binario, queste cose tragiche. Queste cose tragiche. Però poi alla fine, come vedi, insomma, tutto sommato sono ho tornato ragione a cantare Rose Rosse. Ti penso. Anche Rose Rosse. E anche Rose Rosse. Mai rinnegare. Hanno vinto loro. Mai rinnegare il passato. Io non, questa è la cosa mia. Ma perché? Ma perché? Se rinneghi il passato, rinneghi intere generazioni. Infatti non capisco quelli che lo rinnegano. Non lo so, cioè, forse Gava. No, non lo so, parliamo di napoletani, non lo so. Sì. C'è chi rinnega, e chi io non ho bisogno di farlo. Io no, io non. Stai no, va bene te. Così, va bene così. Sorriso, io riuscissi ancora a farmi contagiare, ma mi trovo a ridere da solo adesso che ti penso. Senti, visto che stiamo chiudendo, ci hanno messo un tavolino con delle carte. Io prego un attimo di farci vedere a tutte e due, anche per i miei genitori, si conosci da niente, quando eravamo piccoli. Così dicono, amo giocare a carte. Amo dice, mi fia giocare a carte per Ranieri, il condominio. Ma allora, non... Io no, giovanissimo, non ne ho più di 40, credo. No, te ne è molto meno di 40. Molto 3, meno 3 di 40. Meno, non sono voi, no. Questa, ci giuro, è una cura che ho fatto, ti spiego, ma non ne hai bisogno. Sì, no, no, fra passata Morandi. Pure a te, eh? Sì, abbiamo nascosta a Dalla, Guccini, ma a Bologna Morandi me l'ha presa. Se mi fai il gioco delle tre carte, sei capace? No, quello no. No, non sono capace. È quello che volevo. Non sono capace. Hai sbagliato personaggio. Ho sbagliato personaggio. No, perché so che a Napoli sono bravissimi. Allora ho fatto un gioco intelligente prima io. Vedendo la prima però la carta. No, no, non ci prova. Te lo giuro. Non ci prova con me. Giuro proprio, non ci prova. Poi che te lo riprova. Dai, riprova, dai. Gli amici di Top 20. Io ammiro molto chi riesce a fare. No, no, ma non è una questione intelligente. Tu adesso scegli una carta. La rischiere. Puoi farla anche vedere la telecamera e mi giro. Eccola qua. Me la puoi ridare? A fuoco, sì. La metti qua in mezzo, per favore. Tu l'hai vista bene la carta? Sì. Cassio mischio. È questa? Ciao. Ciao. L'ultima volta che era venuta a trovarci